mazza Mami un giorno sarà firmata da Gioia di Maggio. Tu sai che è Gioia di Maggio, Mami? Nando. Non sai che è Gioia di Maggio, Mami? Nando! È una cosa però complicata, però. Gioia di Maggio è un giovane italiano, Mami, che da bimbo fu trasferito nel Kansas City. Ah, ci arriviamo con sto Kansas City! Questo intrepido bimbo prese la mazza e ha sposato Marichina. Se anch'io da bimbo, Mami, fossi stato trasferito nel Kansas City. In via Galliera, a Bologna, fino a qualche giorno fa, dietro il banco di un negozio all'ingrosso si poteva incontrare Alberto Rinaldi. 18 anni, 11 presenze nella nazionale di baseball. È uno dei più forti interbase europei di uno sport che in Italia non è affatto popolare e perciò non lo conosce nessuno. Ma gli americani sì. Infatti l'hanno scritturato per la squadra del Cincinnati Reds di Cincinnati, nell'Ohio, uno dei 4 club più famosi del mondo, a 300.000 lire il mese più le spese. È il primo italiano che va a fare il professionista di baseball in America, che è la patria del baseball. Finora quanto ha guadagnato giocando qui in Italia? Niente. Ho perso delle ore a lavorare, basta. Da quanti anni gioca in campionato? 4 anni. Quindi ha cominciato a 14 anni a giocare, sì, nella massima serie. Sì. Ed ora sentiamo gli amici, che cosa ne pensano? Di Rinaldi. Rinaldi è un grande interbase. Io penso che in America sfonderà senz'altro. E a me ha insegnato molte cose, delle quali io spero di tenere molto conto. Quanti anni hai? Tu sei molto giovane. Sì, ho 13 anni. E speri di poter giocare a baseball? Sì, spero di giocare a baseball e di giocare bene come gioca Alberto Rinaldi. Eccolo al lavoro. Indossa per l'ultima volta i colori casalinghi della sua squadra di baseball. Tra qualche giorno, sulle fotografie che ci arriveranno dagli Stati Uniti, lo vedremo con la casacca del Cincinnati Reds, questo bolognese timido dall'aria spaurita, che forse potrebbe diventare celebre come Gioia di Maggio.